Allora, scusate, cominciamo nella solita maniera un po' complicata. Oggi ci sistemiamo qui, finché non ci sono novità. Al termine dell'edizione cercherò di contattare immediatamente la segreteria per individuare eventualmente per i prossimi giorni aule più capienti, perché evidentemente la C2 non è sufficiente. Io non conosco sinceramente la capienza né della C2 né dell'aula che ci è stata assegnata per il giovedì, che sarebbe l'aula C3 e lo studio 6. Anche questo lo scopriremo domattina. Cominciamo con alcune. Beh, anzitutto mi presento. Sono Fabio Subizio, sono ricercatore di storia della filosofia e docente di storia di questo corso che quest'anno si intitola Storia della filosofia francese moderna e contemporanea. Non vi so spiegare il perché di questo titolo, è una cosa complicata, ma non è neanche importante. Questo corso è di 72 ore, il che significa che gli studenti del corso di lavoro di dottori circuitali, corso di 79 ore, comporta 8 ore a settimana. Per gli studenti di filosofia, i quali devono seguire il corso che è mutuato sul corso dei lettori di studi culturali, se per caso non capite cosa sto dicendo, non importa, perché sono cose che non capisce nessuno, neanche noi che le facciamo, e non sono certo un esame. Comunque, la questione veramente importante è che per gli studenti di filosofia il corso è di 60 ore e da orario che è stato pubblicato per qualche misterioso motivo c'è una discrepanza per cui gli studenti di filosofia dovrebbero seguire lezioni di 2 ore e gli studenti di educatori socioculturali il mercoledì e il giovedì 3 ore. Il consiglio che io do operativamente e pragmaticamente è di fare tutto in una, vi spiego. Gli eventuali studenti di filosofia seguiranno semplicemente lezioni insieme agli altri e salteranno fra di quelli delle ultime 12 ore, cioè le ultime settimane e mezza. Quando io approccerò alcune questioni che sono pensate in specifico per gli studenti del corso di laurea di educatore culturale, ma che non risultano dal programma perché è inutile. Quindi questa è la prima indicazione. Seconda indicazione, seconda richiesta, prima, seconda indicazione e prima richiesta. Siete tutti pregati di iscrivervi immediatamente a formazione online. Storia della filosofia francese, formazione online, perché? Perché è fondamentale per una serie di motivi. Motivo numero uno, caricherò su formazione online tutto il materiale, o meglio, alcune questioni di cui discuteremo adesso. Che significa anzitutto, e questo è un avviso per chi eventualmente avesse problemi a seguire regolarmente le lezioni, troverete su formazione online i link alle lezioni che verranno riprese. Tutte le lezioni saranno riprese, voi non sarete mai inquadrati, chiaramente questo elemento, tutte le lezioni saranno riprese, saranno messe su internet per gli studenti che risolvono loro o che avessero problemi a seguire regolarmente. Quindi questa è la prima indicazione. È ormai una cosa che faccio da anni, ho un canale YouTube specifico e quindi è possibile semplicemente di seguire la lezione. Secondo, questo è un obbligo di iscrizione di formazione online, anche perché, come vi dirò fra un attimo, è prevista a metà corso una prova intermedia, un esame, che non è obbligatorio. L'esame è volontario, la prova intermedia è volontaria. Sì, un esame sulla prima parte del corso, una prova scritta, per essere precisi, sulla prima parte del corso, diciamo quella che si concluderà entro Pasqua. L'esame non è obbligatorio, chiariamo subito. Chi vuole farlo lo fa, chi non è interessato non lo fa. La valutazione dell'esonero, ovviamente il voto peserà sulla valutazione finale, farà media. Nel caso in cui non si sia soddisfatti del voto, basta comunicarne, cancella il nominativo e
alla prova orale ci si presenta come se non si fosse fatto risolvere, quindi portando sia la prima che la seconda parte del corso. Quindi, semplificando in maniera un po' classica, prima parte del corso, diciamo entro aprile, poi spiegherò meglio, spiegazione, illustrazione di alcune questioni dal manuale di storia della filosofia, poi esonero, chiamiamola esonero, chiamiamola prova intermedia, chiamatela come volete, io la chiamo Giacomo perché fondamentalmente i nomi hanno come importanza. L'esonero è sulla parte del manuale. Seconda parte del corso sarà invece dedicata al corso monografico, più specifico, e quindi chi farà l'esonero poi all'orale porterà soltanto la parte monografica. Come ho già detto, la valutazione della prova intermedia fa media, quindi se uno prende 30 alla prova intermedia e 18 alla prova orale, il risultato sarà, non so quale, insomma, la media aritmetica, questi due voti. Se non si è soddisfatti del voto della prova intermedia, uno prende 29 e dice no, io sono per principio a 170 di 30. Va bene, nessun problema, io cancello il nome da chi ha sostenuto la prova e all'orale sosterrà l'esame sia sulla parte manuale che sulla parte monografica, senza alcuna limitazione. Secondo altra riflessione, non c'è un limite temporale, mi spiego. Se voi date la prova intermedia ad aprile e l'orale lo fate da 4 anni, mi auguro che voi di no, insomma vuol dire che è un po' troppo comodo, ma lo fate per 4 anni, non è un problema. La prova resta. Questo è il primo elemento. Perché? Dicevo che è importante iscriversi a formazione online ai fini della prova orale, perché la prova orale, la prova intermedia, cioè è una prova scritta, ma io non faccio fare mai le prove scritte in presenza. Avete visto quanto è complicato anche trovare un'aula, francamente trovare un'aula, dove farvi fare una prova scritta è un impegno che non ho neanche voglia di sottoporre. Io caricherò, una volta che mi dirò poi, alle 9 del mattino, una traccia su formazione online e voi avrete 48 ore di tempo per caricare il vostro elaborato. 48 ore significa che ovviamente non è che ci dovete mettere 48 ore a fare una traccia, magari sì, questo è un problema. Io vi darò il tempo necessario perché magari siete fuori casa, avete tutto, avete 48 ore di tempo per elaborare le tracce che io caricherò. Domande che mi sono fatta, ma se copiano? Risposta, me ne accorgo. Non è che se fate la prova in presenza vi aspettatevi tutti sotto controllo di essere sicuri che nessuno copi. Se riuscite a copiare in maniera così intelligente, non farvene accorgere, complimenti. Vi avverto che capita molto di rado. Oltretutto, la prova intermedia, proprio perché sarà sul manuale, la potrete tranquillamente scrivere con il manuale davanti. Non mi interessa che voi impariate a memoria qualcosa e poi scriviate dove venite la memoria. Mi interessa che la prova intermedia, la prova scritta, siate capaci di rilaborare in base alle domande che farò, perché dico fino adesso saranno 3 domande. 3 domande e risposta aperta, quindi nessun test, nessun questionario. 3 domande e risposta aperta su 3 temi che avrò affrontato una lezione. Avrò affrontato una lezione, attenzione, significa però che la lezione non sostituisce il manuale, non sostituisce il test. Quindi è ovvio che non potrete rispondere adeguatamente alla domanda senza aver letto le pagine, il test in questione. Quindi potrà avere il tempo di ripensare, scrivere, cioè 48 ore di tempo, e questo poi rientrerà nella valutazione complessiva. A proposito delle modalità d'esame,
La modalità, diciamo, principale è quella che vi ho appena esposto, prova orale con eventuale esonero, con eventuale prova intermedia. Se qualcuno di voi fosse interessato a sostituire totalmente la prova con una relazione su un argomento concordato con me, non ci sono problemi, va concordato, cioè dovete venire prima e dobbiamo decidere insieme l'argomento. Non presentatevi direttamente all'esame dicendo io ho fatto questa relazione e senza aver parlato prima con me. La relazione oltretutto deve corrispondere a determinati criteri. Dato che sostituisce nella totalità la prova, sia come prova intermedia sia come prova orale, mi aspetto una relazione di almeno 15-20 pagine con una certa bibliografia sia fatta in un certo modo, insomma una tesina a tutti gli effetti. Ultima voce è quella che in qualche misura è tra le possibili modalità d'esame, una sorta di voce wiki, ma vi avverto fin da adesso che questo lavoro bisogna essere 1.500-6 persone a farlo, è un lavoro molto complesso. Quindi se un gruppo congruo di voi decide di utilizzare quest'ultima forma di esame, venga a parlarne con me, perché vanno suddivisi i lavori, perché poi la valutazione non è di gruppo, la valutazione è sempre individuale, e quindi va poi fatta in un certo modo. Queste sono le forme principali di valutazione che verranno fatte nel corso. Il calendario lo troverete appunto anche su formazione online, il calendario definitivo. L'ho cambiato diverse volte negli ultimi giorni, a questo punto dovremo probabilmente cambiare anche in base alle aule. Comunque, le lezioni si terranno regolarmente il mercoledì dalle 11 alle 14, il giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 9 alle 11. Il calendario che ho già caricato presenta già tutti i giorni in cui non ci sarà lezione. Per cui, per esempio, il giorno 21 marzo, sappiate, forse lo sapete già, che la didattica è sospesa in quanto ci hanno dato memoria delle vittime di mafia. La prima settimana di aprile la didattica è sospesa perché contemporaneamente si svolgono attività d'esame. Io ho preso una decisione un attimo drastica, ma che credo sia la più utile, perché non verrà fatta lezione la settimana prima di Pasqua. In teoria si poteva fare lezione mercoledì 17, ma onestamente fare lezione quel giorno lì l'ho trovato abbastanza inutile. Preferisco lasciarvi liberi da tutta la settimana prima di Pasqua, quindi ovviamente, e si tornerà a lezione il 2 maggio. Siccome poi notoriamente sono statico, durante queste due settimane avverrà la prova intermedia. Il 26 aprile, quindi voi godete il giorno della liberazione, e il 26 aprile alle 9, più o meno, caricherò su formazione online la prova da sostenere e voi avrete tempo fino, diciamo, fino alla domenica. Di solito cerco di porre limiti abbastanza laschi, cioè se il limite, il tempo limite è la sera alle 20, accetto anche 26 aprile, accetto anche fino alle 24, certo se il termine ultimo è la sera alle 20 e poi mi diventate elaborato 5 giorni dopo, la questione non è più accettabile. Vi anticipo ancora un'altra cosa, che i tempi dei risultati non vengono subito, perché a seconda di quanti siete, se a fare la prova scritta siete 5, ci metto un giorno a correggere, se siete tutti ci metterò un po' più di tempo. Beh, cercherò sempre di fare le cose il più velocemente possibile. Come vi dicevo, il calendario lo troverete su formazione online, e sempre su formazione online vi chiederò anche di utilizzare uno strumento, il forum, che utilizzerò per le comunicazioni. Allora,
È importante iscriversi a formazione online anche perché così avrete in tempo reale tutte le comunicazioni riguardanti il corso, compresi eventuali problemi che potessero sorgere. Allora, per iscrivervi a formazione online potete usare semplicemente lo username e la password che utilizzate per tutte le funzioni del corso di iscrizione all'università, quindi quello che vi iscrive all'esame e così via, per accedere al vostro profilo studenti. Ah, cioè, sentai, provi col tavolo. Ah, perché il tecnico continua a ostinarsi a non ascoltarmi. Vabbè, allora. Sì, perfetto. Allora, primo comunicato molto pragmatico, con i tecnici a volte delle difficoltà di comunicazione. Se vi chiede una chiave di accesso, due sono le possibilità. O il tavolo. Tavolo, proprio questo qui, oppure è Lucrezio, come uno dei miei punti preferiti. Quindi, tutto minuscolo. Nel caso, non, spero che non mi sembra strano che sia stato necessario, ma nel caso dovesse capitare questo forum, vi dicevo nel forum perché mediante il forum sarete immediatamente informati di tutte le novità riguardanti il corso. Mi capita che mi si compra la macchina durante il viaggio, userò quello per comunicare il problema, e anche potrete usare il forum eventualmente per fare domande. Voglio dire, è normale che ci siano dei dubbi, delle questioni che uno non capisce. Il desiderio che avrei è di socializzare l'università, perché magari qualcuno ha un'università condivisa da altri. Allora, se non sempre questo viene in diretta a lezione, mediante il forum questo può essere letto da tutti. Questa è la prima serie di indicazioni. Per semplificare la vita, anche io ormai uso da anni un blog per studiare le comunicazioni principali di studenti. Il blog si chiama fabiosulpizio.wordpress.com. Questo lo troverete, e lì lo aggiorno regolarmente per tutte le questioni riguardanti il corso e le attività didattiche, così che potete eventualmente, senza dover entrare per forza regolarmente in formazione online, essere aggiornati. Aggiungo che il blog è automaticamente collegato al profilo Twitter, sempre a mio nome, Fabio Sulpizio, e a una pagina Facebook che si chiama Sapere Aule, come la risposta di carta alla domanda che cos'è il turismo. Sapere Aule. Ultima indicazione: nel caso abbiate dei dubbi per quel che riguarda profilo Twitter o pagina Facebook o qualsiasi altra cosa, io non ho un profilo Facebook, quindi il problema c'è. La pagina Facebook è Sapere Aule, il profilo Twitter, l'account YouTube e così via. Nel caso in cui abbiate dei dubbi a proposito di alcuni miei che ci possano sempre essere, io ho un segno di riconoscimento semplicissimo: c'è sempre il caffè. Se il profilo Twitter c'è il caffè, sono io. Se non c'è il caffè, non sono io. E quindi potete seguire un altro motivo. Questa è la descrizione generale. Passando adesso invece all'altra questione, allora, qui passo a un altro punto che di solito sono solito proporre al dibattito in mia assenza, cioè mi discutete voi. Viste la quantità di ore, vista la tipologia di orario, ci sono una serie di possibilità. Io posso fare lezioni di 45 minuti per ogni volta, comincio alle 12:15, finisco alle 12, poi un quarto d'ora di pausa, poi riprendo alle 12:15, finisco alle 13 e così fino alle 14, oppure unisco in qualche misura le due fasce e comincio, faccio dire, alle 11:15, facciamo una pausa di un quarto d'ora, 20 minuti intorno alle 12:30 e poi
riprendo fino al 2 per un quarto. Terza opzione possibile, se ce la fate, comincio alle 11, finisco a 1, senza interruzione, e però poi voi finite proprio. Più o meno la quantità di minutaggio è la stessa. Decidete voi come preferite, prendetevi un paio di giorni, cominciamo, come dire, io per questo oggi decido io, oggi facciamo due ore finale perché ho bisogno di andare a segreteria e risolvere il problema dell'aula, e quindi non possiamo terminare oltre una certa ora. Domani faremo invece, diciamo, un'interruzione a metà. Cominciamo alle 9 e un quarto, avremo un'interruzione intorno alle 10 e mezza e poi così via. Dalla prossima settimana voi mi fate sapere qual è la modalità che preferite. Venerdì dal numero 11, a questo punto sono due ore e cumulerei semplicemente in maniera continuativa. Cominciamo alle 9 e un quarto, finiamo alle 11 e un quarto, così che si termina prima. Siete giovani, avete la resistenza fisica per affrontare una cosa del genere. Questo non è un problema. Ieri dei vostri colleghi, i poverini, sono beccati una condizione continuativa di 3 ore senza interruzione. E dissi che è stato faticoso. Passiamo al corso, adesso. Il titolo è Genesi della sragione. Genesi della sragione, storia, scienza, filosofia, le origini della follia e dell'età moderna. Titolo e programma, anche qui lo trovate su Formazione Online, oltre che sul blog. Fondamentalmente è un corso pensato appunto in due parti. Una parte istituzionale, da manuale. Chiariamo, il manuale non va bene con qualsiasi. C'è bisogno di questo qui. La storia della filosofia moderna di Giulio Gioioso, pubblicata l'anno scorso. Storia della filosofia moderna, autrice Giulia Gioioso, casa editrice e moglie. Storia della filosofia moderna. L'autrice è Gioioso, la casa editrice e moglie. Comunque trovate nel programma anche qui tutte le indicazioni. Questo manuale e non gli altri semplicemente perché, a parte che essere il migliore, è quello su cui verrà costruito la prima parte del corso, su cui verrà costruita anche la prova. Quindi. Poi, la parte monografica sarà dedicata alla polemica tra due grandi filosofi francesi del Novecento, Michel Foucault e Jacques Derrida. In particolare, alcune sezioni della storia della follia dell'età classica, di Foucault, della Burr, storia della follia nell'età classica, follia nell'età classica, il saggio di Jacques Derrida, Cogito e storia della follia, che si trova all'interno del volume La scrittura e la differenza, e alcuni saggi che tratteremo a lezione, sempre di Foucault, dal volume Follia e discorso. Sì. Sono, in realtà sono 5, perché accanto al volume di storia della filosofia e alle sezioni, non solo di Pintelli, di Foucault e Derrida, c'è poi un testo a scelta di inquadramento storiografico. Trovate, insisto, il programma online e trovate il programma su Formazione Online. Quindi potrete poi vedere con più calma. Questa è la parte, diciamo,
l'inquadramento del corso. Volta per volta, su formazione online, specificherò le sezioni, le pagine del manuale che avrò spiegato in lezione e su cui quindi anche verterà la prova. Detto questo, e sapendo benissimo che tutte queste cose sono molto confuse e che quindi torneremo e ritorneremo a parlarne più volte, la lezione di oggi vuole essere anche di introduzione al problema, cominciando proprio dalla relazione che vorrò approfondire tra follia, filosofia, tra ragione e sragione. Perché un titolo del corso che insiste sulla genesi e quindi sulla nascita, sull'emergere del concetto di sragione. È ovvio che la follia c'è sempre stata. I folli in qualche misura sono sempre esistiti. Probabilmente, forse i primi uomini che cominciarono a scrivere erano considerati dei folli. La follia appartiene, come ben sapete, alla cultura occidentale, non solo occidentale, ma a me adesso interessa quella, fin dalle sue origini. Nel Fedro, Platone parla a un certo punto di follia delle muse e delle ninfe come possessione. Nell'antichità la follia era anche spesso presentata come una forma di possessione della divinità. In età moderna comincia a emergere una nuova interpretazione della follia come sragione. In francese è déraison. Allora, cosa di specifico questa forma della follia? Che si presenta anzitutto come una alterità rispetto alla razionalità. La follia cioè non è più una forma di conoscenza, ad esempio, che si impossessa dell'uomo mediante l'invasamento demonico, l'invasamento divino. La follia non è più avvicinabile alla rivelazione. La follia si presenta semplicemente come un confine esterno alla ragione. Secondo elemento, se nell'antichità, eccola oggi, la follia è legata anche alla malattia, anzitutto fisica, ma non solo, in età moderna la follia diventa essenzialmente una interpretazione possibile delle anomalie della nostra società. Già il termine stesso, pazzia, che ormai è fin troppo usato, essenzialmente si dà del folle, si dà la spiegazione come atto di follia per tutto ciò che non capiamo. E questo già dovrebbe metterci un po' sull'avviso. Essenzialmente, quando una categoria conoscitiva viene utilizzata per spiegare troppe cose, questo vuol dire che questa categoria conoscitiva non serve a niente. Non si può utilizzare la stessa categoria per spiegare centinaia di casi differenti. Soprattutto, la cosa su cui vorrò insistere con voi è mostrare come alcuni concetti che sembrano naturali, che sembrano normali nel senso che si impongono nella loro evidenza come se fossero tali fin dall'inizio, sono in realtà storicamente determinati e sono anche definiti culturalmente. Facciamo un altro esempio che è più o meno contemporaneo, coevo, e su questo tema devo tornare, sul fatto che nello stesso lasso di tempo sono sorti una serie di concetti che noi diamo per scontato. La parola suicidio e il termine suicidio
nasce nel 600. In un certo senso, prima del 1600, non ci si suicidava. Non era possibile suicidarsi. Ora, è ovvio che anche prima che venisse coniata la parola, gli uomini si toglievano la vita. Ma non esisteva una parola per indicare quello specifico atto. Perché a un certo punto nasce l'esigenza linguistica, concettuale, di individuare questo atto? Perché a un certo punto nasce l'esigenza di trovare una parola per quell'atto lì? Voi pensateci, fin dai tempi dell'antica Roma, togliersi la vita era un atto da filosofo stoico, quindi sicuramente un atto terribile, un atto che non si compiva con leggerezza, ma Seneca si è suicidato, evidentemente. Bruto, il cesaricida, si è suicidato, Cassio si era suicidato, eccetera, eccetera. Ma nessuno aveva avvertito il bisogno di trovare una parola specifica per quell'atto lì. Suicidio e sragione nascono nello stesso periodo. Probabilmente sono anche legati, vedremo in che modo, perché rinviano a una costellazione di significati che a loro volta mettono in gioco una cosa chiamata soggetto. Il soggetto come soggetto deliberante, l'individuo che decide, è contemporaneamente antichissimo e assolutamente moderno. Fin dalla filosofia antica, da Platone in poi, l'uomo è considerato un essere libero. Ora, non voglio entrare nel problema del libero arbitrio, ne affronteremo un altro momento, ne parleremo poi. Ma essenzialmente, nella filosofia platonica, e se ci pensate in Agostino e nel cristianesimo, almeno fino alla riforma luterana, la libertà dell'individuo è il cardine. Io sono libero di scegliere tra il bene e il male. Poi, ovvio che, diceva Platone, se io conosco adeguatamente le cose, mi rendo conto di cosa è veramente bene, sceglierò il bene, perché nessun essere sano di mente, tra il bene e il male, sceglie il male. Chi sceglie il male è perché ha una conoscenza imperfetta, diceva Platone. Agostino ricorderà come questa conoscenza del bene sia fortemente inficiata dal peccato originale. La natura umana, anzi la natura tutta, è corrotta dal peccato originale. La corruzione tocca sia la volontà sia la conoscenza. Noi non siamo più capaci di comprendere veramente ciò che è bene e ciò che è male. È soltanto la grazia divina e la fede che ci aiuta in questa scelta. Ma entrambi pongono come cardine la responsabilità individuale, la libertà della scelta, attraverso una serie di mediazioni. In età moderna succede qualcosa di diverso. Fondamentalmente, il soggetto diventa non soltanto un soggetto deliberante, ma anche un soggetto che ha il diritto di individuare, di scegliere, trascendere i criteri di valutazione. Torno un attimo alla citazione che ho fatto poco fa, parlandovi della pagina Facebook, sapere aude, o sapere aude, canto. Allora, apro e chiudo parentesi velocissima, altra cosa che dico sempre all'inizio di ogni corso.
È ovvio che non tutti si conoscono la storia della filosofia, anche chi l'ha studiata. Ci sono però alcune cose che vanno sapute. Diciamo che sono due o tre cose che io non tollero vengano ignorate. Una cosa: Giordano Bruno è morto arso vivo il 17 febbraio 1600, bruciato tra i fiori, su ordine dei Santi Uffizi, su ordine della Chiesa di Roma. Mi raccomando, morto, ucciso, arso vivo. Non è morto di malattia, non è morto di peste bubonica, non è scappato, cioè tutte cose che ho sentito dire in questi anni all'esame. Quindi, se qualcuno mi dice che è morto Giordano Bruno è vissuto in un convento fino a 90 anni, questo automaticamente viene bocciato, chiariamo subito. Seconda cosa, René Descartes, uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi. Descartes, mi va bene anche Cartesio, mi va bene anche l'italiano del 700 De Descartes, non va bene Descartes, non è spagnolo Descartes o Cartesio, non Descartes. Terza cosa, Immanuel Kant è uno dei massimi filosofi tedeschi del Settecento, muore nel 1804. Filosofi tedeschi Kant. Immanuel Kant è uno dei massimi filosofi tedeschi del Settecento, come ho detto, muore nel 1804. Un illuminista, fondatore del criticismo, non è un filosofo romantico. Non è un pensatore dell'esistenzialismo. Teniamo un po' fermi alcune cose. Su Kant torneremo perché è uno degli autori che tratterò. Ma in una delle opere minori di Kant, le opere di Kant sono storiograficamente tre: La critica della ragion pura, pubblicata in prima edizione del 1781, seconda edizione rivista del 1787, La critica della ragione pratica, pubblicata la prima volta nel 1788, e la critica, quella che in italiano è nota soprattutto come critica del giudizio, ma che potete trovare anche come critica della facoltà di giudicare, del 1790. Sono tre delle opere più importanti della storia della filosofia. Ma accanto a queste, Kant ha scritto moltissime altre cose, tra cui un opuscoletto intitolato Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. E in quest'opera Kant risponde che l'illuminismo, o meglio l'Aufklärung, poi spiegherò anche perché questa specificazione, è quel processo, anzi a memoria vado, l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che egli deve solo a se stesso. Sapere aude, questo è il suo motto. Sapere aude è un verso oraziano che diventa un motto un po' di vari movimenti di umanismo. Ciò su cui voglio insistere adesso invece è quella definizione: l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che egli deve solo a se stesso. La minorità in questione non è la minorità dello sciocco. Non è una minorità dell'idiota, uso il termine idiota nel senso tecnico della psichiatria dell'epoca, colui che non è capace di pensare, che non sa mettere insieme soggetto e predicato, il demente, altro termine tecnico. La minorità in questione è la minorità legale, certo, siamo minorenni, tutti noi abbiamo passato una parte della nostra vita da minorenni, cioè in cui non eravamo completamente responsabili dei nostri atti e soprattutto in cui dovevamo chiedere il permesso a qualcun altro per fare una serie di cose. Uscire dallo stato di minorità significa, da questo punto di vista, che l'uomo non ha più bisogno di un'autorità superiore, chiesa, stato, religione, quella che gli dica volta per volta che cosa deve fare, ma deve assumersi la responsabilità di scegliere.
non ho più bisogno del papà che mi dice guarda che rubare è sbagliato, lo so da solo. Non ho più bisogno di qualcun altro che mi spieghi come distinguere il giusto dal giusto. Devo essere capace di scegliere da solo in base al uso corretto della ragione. E qui torniamo immediatamente al problema della sragione. La follia si caratterizza immediatamente come una sorta di compagna della ragione. Ora, questa compagna, anche in ambito letterario, ecco, poi torneremo a questo oggi, una sorta di contravveleno, o meglio, una sorta di specchio deformante della ragione. Facciamoci due o tre casi per chiarire lo intendiamo. Nell'Orlando Furioso, voi sapete che a un certo punto Orlando impazzisce. Perché? Viene ucciso da muore. O meglio, lui non viene ucciso da muore. Scopre che la donna di cui è innamorato ha preferito l'oscuro giovane chiamato Medoro. Questa donna è continuamente ricercata da Rinaldo, che appunto avrebbe avuto un figlio d'amore, e Orlando, che è follemente innamorato, che non potendo sopportare il fatto che sia stato preferito un oscuro soldato a lui, perde il senno. Il filtro d'amore agisce per via intermedia contrapponendolo a Rinaldo. Voi sapete anche come, per recuperare il senno, Astolfo debba raggiungere la luna dove scopre che sono presenti i segni di tutti gli uomini. Che è come dire che la follia è quanto di più diffuso ci sia nel mondo degli uomini. Nessuno è veramente fallimento. Se tutto il segno degli uomini si trova sulla Luna, vuol dire che qui ce n'è ben poco. Accenno, anticipazione. Quando voi leggerete in Descartes l'inizio del discorso sul metodo, Descartes esordisce dicendo: il buon senso è la cosa meglio distribuita al mondo, perché tutti ritengono di averne abbastanza, e quindi non nessuno ha bisogno di averne di più, è presente una eco ironica su questo gioco della follia che è il mondo, che è in realtà la cosa più diffusa al mondo. Altro esempio, Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, una delle opere più importanti della cultura umanistica e rinascimentale, in cui questo straordinario filosofo. In cosa consiste l'elogio della follia? Consiste essenzialmente nel presentare il mondo degli uomini, ovvero il secolo, attenzione, è proprio il mondo umano, il mondo in cui Dio non è presente, è il mondo della storia. Bene, il secolo è dominato dalla follia. Tutto il mondo degli uomini è caratterizzato dalla follia, ma la follia che si insinua in tutte le attività umane, dalla guerra all'amore allo studio. Erasmo prende in giro anche se stesso in quell'operetta, dicendo che essenzialmente i filologi come lui erano dei folli perché passavano la maggior parte del loro tempo a studiare libri e a decidere se una virgola andava a posto in un punto oppure in un altro. Cioè, questa è una follia. La follia, però, in Erasmo è anche un momento fondamentale, fondante di scoperta della vera religione, del vero messaggio cristiano. C'è una follia degli uomini e c'è la follia della croce. Cos'è la follia della croce? Qui ripreso un tema del Paolino, di San Paolo. Per gli uomini la croce, la scelta del sacrificio di Cristo è follia pura. Ma è proprio la follia della croce quella che ci porta alla conoscenza della volontà di Dio e all'accettazione della sua volontà. Non c'è niente di normale
nel cristianesimo, nel messaggio di Cristo. Non c'è niente di normale evangelio. Attenzione, perché insisto sul Vangelo e sul messaggio di Cristo e non sul cristianesimo? Perché Erasmo sta partecipando in quegli anni a un dibattito sulla riforma della Chiesa. Erano gli anni che Lutero aveva già fisso le tesi a Wittenberg, erano gli anni della riforma protestante, erano gli anni in cui il cristianesimo sembrava ormai prossimo alla dissoluzione per crisi interna, perché le gerarchie ecclesiastiche avevano pervertito l'originario messaggio evangelico cristiano. Il ritorno ai Vangeli. Il ritorno ai Vangeli significava, per esempio, non più studiare la filosofia domista, non più studiare Tommaso, o non solo, ma affidarsi a un messaggio originario più puro. Sono anche gli anni in cui c'è una forte esaltazione della purezza dell'anima, in cui, per esempio, qualche anno dopo, un autore vicino e lontano come Giordano Bruno farà una irrisoria esaltazione dell'asino. Irrisoria esaltazione perché l'asino è contemporaneamente un animale saggio che si ostina a lavorare, quindi ha degli elementi positivi, ma è anche il simbolo dei tre grandi ignoranti della storia del mondo. Tra questi tre grandi ignoranti ci sono Aristotele e San Paolo. Quindi l'ambiguità è decisamente presente. La follia è anche presente in quello che diventa poi, in qualche misura, il simbolo dell'età moderna per questi temi. Don Chisciotte. L'opera di Cervantes, Don Chisciotte, racconta la storia di un uomo che impazzisce. Ma impazzendo che cosa fa? Perché impazzisce? Impazzisce perché legge troppo. Impazzisce perché, a furia di leggere libri di cavalleria, romanzi di cavalleria, si convince che egli può trasformare il suo mondo in un mondo modellato su quei romanzi e quindi compie quelle grandi imprese che Orlando aveva più del Orlando Furioso. La follia, però, e qui diventa una cosa interessante, assume presto un gioco di svelamento. Il folle, relazionandosi al cosiddetto mondo normale, con uno specchio che rivela la verità, mostra la follia del mondo normale. Non solo Don Chisciotte, un altro racconto di Cervantes, che si trova nelle novelle esemplari, il dottor Petrarca, è da questo punto di vista emblematico. Perché? Perché racconta la vicenda di un uomo, un giovane studioso, che dopo aver bevuto un filtro d'amore di nuovo, impazzisce, ma impazzisce come? Impazzisce con una modalità particolare. È convinto che il suo corpo sia fatto di vetro. Attenzione, per tutto il resto ragiona benissimo. Anzi, è uno degli uomini più saggi d'Europa e diventa il consigliere più fidato dei potenti, al punto che si rivolgono a lui per chiedere consigli su una serie di questioni di carattere morale e politico. Però lui è convinto che il suo corpo sia di vetro. Anche questo, su cosa che si gioca il tema della follia? E questa è una cosa importante, ovvero meglio, sul corpo, sulla corporeità, sulla percezione di sé. La percezione che noi abbiamo di noi stessi non è una percezione naturale, è una percezione costruita culturalmente, storicamente e biograficamente. Non soltanto nel senso che io mi vedo in base a una serie di criteri che sono criteri sociali, ma anche nel senso che l'idea stessa di corpo è il risultato di un contesto storico ben preciso.
Il corpo non è qualcosa di unitario originariamente, ma lo diventa come risultato di un processo di autoconsapevolezza. In secondo luogo, il folle dottor Bellara, nel momento in cui rinsavisce, ovvero scopre che in realtà il suo corpo, comprende come in realtà il suo corpo non sia fatto di vetro, ma sia un corpo normale, perde immediatamente autorità nei confronti degli altri uomini. Nel momento in cui torna a essere un uomo sano, non è più quell'autorità indiscussa che era quando era folle. Come dire che il rapporto tra follia e ragione non è un rapporto univoco. Il rispecchiamento di questo genere, la società era altrettanto folle, semplifichiamo così, ma non solo, come ben sapete, nella cultura, non solo moderna, ma in particolare moderna, al ruolo del folle è sempre spettato il compito di dire la verità. Il fool, il buffone, le opere di Shakespeare, il pagliaccio. Perché il pagliaccio e il folle può permettersi di dire a me cose che gli altri non possono dire? Perché è folle. E il folle non è responsabile di ciò che dice. Può dire la verità senza essere responsabile, senza essere accusato. Come vedete, è un rapporto abbastanza complesso. Rapporto complesso che si definirà, non darà in corso, in maniera sempre più specifica. Perché l'elemento su cui lavoreremo è un elemento di comprensione dei contesti che danno senso e significato a una serie di concetti. I concetti scientifici, filosofici, morali, non nascono come Minerva dalla testa di Giove, fatti e finiti. Sono sempre i risultati di contesti a loro volta storici che li forgiano. E questi concetti poi spesso si trasformano, si modificano. E modificandosi possono giungere a assumere significati diversi, mantenendo comunque una traccia formidabile della loro origine. Perché a un certo punto la follia diventa un tema filosofico? E quando a un certo punto la follia diventa un tema filosofico? Sono due domande diverse, a cui si può aggiungere una terza domanda. Perché a un certo punto diventa un problema filosofico cos'è l'essere umano? Chi è l'essere umano? Che cos'è l'uomo? Foucault, appunto, arriva a dire che l'uomo è morto. Qui c'è una eco soltanto il pensiero di Nietzsche, il quale si è fatto propugnatore di un'idea di un oltre uomo o di un super uomo, lo Übermensch, su cui non potete neanche un momento soffermarvi, e attenzione, lo diciamo subito, l'oltre uomo ricciano, il super uomo ricciano, non ha niente a che fare con il nazismo. Il nazismo si è impossessato di questa idea e l'ha adattata in qualche modo alle sue intenzioni, ai suoi interessi. Prassi comunissima. Non c'è niente di strano, è una cosa che viene fatta continuamente. Quando Foucault afferma che l'uomo è morto, intende dire che l'uomo è un concetto storico che nasce a un certo punto, fondamentalmente nasce alla fine del 300 e inizia il 400, e finisce con l'illuminismo. Cioè, l'idea di uomo, secondo Foucault, è proprio quell'idea kantiana di soggetto autodeterminante se capace di comprendere e decidere da solo. È morto l'uomo perché oggi, storicamente, è l'idea stessa di soggetto che entra in crisi. Noi siamo
sempre più nella prospettiva foucaultiana, non solo di Foucault, il luogo in cui si scontrano e si intrecciano vere e proprie tensioni di esterne. Noi siamo colonizzati da idee, da pulsioni, da visioni del mondo. L'interesse con cui sono seguito per molti anni la psicologia delle foglie e adesso la psicologia delle masse, o tengo ancora, le questioni riguardanti le teorie dell'informazione, l'attenzione con cui ossessivamente si analizzano i processi mediante le quali si formano le idee comuni, la spersonalizzazione del soggetto. Torniamo a tanto. Se il soggetto è colui che esce dalla sua di minorità, ovvero non ha più bisogno di un'autorità superiore, beh, che cosa è questo soggetto in un contesto in cui la presentazione che ciascuno di noi fa, molto spesso, non sempre, ma io sono questo e quest'altro, può essere tradotto simbolicamente in termini di appartenenza. Non nel senso in cui Aristotele diceva che l'uomo è un essere relazionale, è un bipede razionale o un bipede intuitivo, a voi la scelta fra le due formule che preferite, ma nel senso di appartenenza a una classe di individui che definisce me stesso non in quanto individuo specifico, ma in quanto essere generico. Non so, fate voi la scelta per esempio che volete. Io sono un bostoniano, non nel senso che vivo e lavoro a Boston, ma nel senso che tra le squadre NBA tifo per i Boston Celtics. Io sono un cristiano, che significa? Che obbedisco a una serie di criteri, che obbedisco a delle direttive, che mi riconosco in una comunità. L'accento viene posto sulla comunità che non sono, l'individuo. Si può essere cristiani, o si può essere atei, o si può essere quel che volete. L'attenzione viene posta in questi termini, cioè la dissoluzione del soggetto deliberante in una unità superiore in cui la soggettività perde se stessa. L'avvento della massificazione nella società occidentale, che inizia con l'Ottocento, inizia con la rivoluzione industriale, fondamentalmente, inizia con l'ingresso delle grandi masse, come si dice spesso, la storia, ma su questo sarebbe da discutere, faremo. Permette a Foucault di specificare proprio di questo senso di morte dell'uomo, come morte del soggetto. Tant'è vero che la filosofia contemporanea ha messo sempre più in crisi l'idea stessa di soggetto. Il soggetto della filosofia moderna classica sarebbe quello cartesiano, e parleremo meglio. Cos'è il soggetto cartesiano? L'io penso. Cos'è l'io penso? È una sostanza. Cos'è una sostanza? La sostanza, nella prospettiva di Cartesio, è ciò che non ha bisogno di altro per esistere. Sostanza in senso proprio è soltanto Dio, perché Dio è causa di sé. Dio non è causato da niente altro. Però, dice Cartesio, ci sono poi altre due sostanze, e che qui chi di voi ha fatto filosofia lo sa a memoria, la res cogitans e la res extensa. Mi raccomando, res, non rex. Sono due cose completamente diverse. La res cogitans, ovvero la cosiddetta sostanza pensante, ovvero il pensiero, ovvero la mente, ovvero l'anima, vedremo poi come ci sono degli slittamenti, sono sostanza in cartesio, che significa che sono creati direttamente da Dio e che quindi esistono
in sé non hanno altre cause. Affermare che il soggetto è una sostanza significa che appunto una unitarietà forte. Oggi nessuno in filosofia, non solo, pensa in termini di soggetto in questi termini. La soggettività di oggi è piuttosto il risultato di una costruzione. Vedrete probabilmente anche nel contesto, ad esempio, nella psicologia di stampo socio-costruttivista, e non solo, il soggetto si è quasi ridotto a una funzione. Non solo, Descartes, ai suoi tempi, quando elabora questa nuova idea di soggettività, lo fa anche per rispondere, in qualche modo, a un'idea di soggettività molto diversa, molto radicale, molto inquietante, che era quella di uno dei suoi autori di riferimento, nonché uno degli autori più importanti dell'Occidente, che era Michel de Montaigne. Montaigne, che troverete qui appunto il manuale spiegato come uno degli autori più rilevanti, è l'autore fondamentalmente di un'opera sola, I Saggi, questo libricino qui. Sì, allora, il programma che vi propongo ha molti libri, relativamente però poche pagine e molti libri. Questo da solo varrebbe 4 esami, forse anche 5. In quest'opera, Montaigne affronta una serie pressoché infinita di questioni, alcune su alcune torneremo, su una mi soffermo immediatamente. A proposito dell'idea di soggettività, dell'idea di persona, Montaigne qualifica se stesso, parlando in prima persona, perché cosa sono questi saggi essenzialmente? Sono delle riflessioni apparentemente estemporanee che Montaigne stende durante tutta la sua vita, in cui parla di sé. E parlando di sé, parla poi di tutto. Parla poi di che cosa significa essere un uomo alla sua epoca. Ricordiamoci che Montaigne vive durante uno dei momenti più feroci della storia europea. Fu uno dei protagonisti, purtroppo, della guerra di religione in Francia. Sfuggì alla notte di San Bartolomeo, ma perse degli amici durante il massacro dei Bourbonti. Fu magistrato e in quanto magistrato e sindaco fu costretto, per esempio, a utilizzare la tortura nei processi penali, perché allora era normale utilizzare la tortura nei processi penali. E contemporaneamente si rese immediatamente conto dell'inutilità della tortura e scrisse delle pagine molto belle a proposito. Parlando di se stesso e parlando di se stesso tra le tutti gli uomini, a un certo punto Montaigne dice che io sono una serie pressoché infinita di maschere che si sostituiscono l'una all'altra. Ma attenzione, non si sostituiscono semplicemente cronologicamente, nel senso che io invecchiando cambio. No, io contemporaneamente sono più persone diverse, perché io come padre sono qualcosa di diverso da io come insegnante, o come politico, o come marito, o come compagno dei gatti. Non dico parola, i gatti non hanno parola, neanche i cani secondo me, ma questo è un altro discorso. E così via. Ciascuno di noi, cioè, recita una parte della scena e questi ruoli, tra di loro, si intrecciano e a volte si sovrappongono. Il problema è che dietro queste maschere non c'è un vero io che volta per volta si presenta sulla scena assumendo un ruolo. L'io si risolve in queste maschere.
La contrapposizione tra un vero io profondo e il ruolo che io sono costretto a interpretare nel mondo, per esempio, sarà una contrapposizione Cartini-Rousseau. Anticipo un altro tema che avremo modo di affrontare. Rousseau è probabilmente uno degli autori meno compresi e più importanti dell'età moderna, non solo e non tanto per la profondità della sua speculazione filosofica, ma perché è l'inventore di una serie di concetti e di strumenti chiave della comprensione del nostro mondo, a cominciare dal concetto di infanzia. Il bambino l'ha inventato Rousseau, non nel senso che prima ci fossero bambini, ma che è il primo che ha dedicato un'opera di straordinaria importanza all'educazione del bambino in quanto bambino. E Rousseau, per esempio, insiste proprio in questa distinzione tra un vero soggetto, tra un vero io originario e una serie di false rappresentazioni con cui siamo costretti a confrontarci nel nostro mondo sociale. Quando Montaigne affronta questi temi, lo fa costruendo un percorso di speculazione e di riflessione che ci costringe a riflettere sulle follie dell'uomo in quanto insieme, irrelato e conclamato di vizi che pretendono di nascondersi a se stessi. Perché il cristiano, dice Montaigne, che dovrebbe essere in base al messaggio di Cristo l'uomo migliore di tutti, si rivela il peggiore fra gli esseri umani? Perché in realtà tra messaggio cristiano e vita degli uomini non c'è alcun rapporto. Noi non viviamo seguendo i dettami della ragione e della religione. Noi viviamo semplicemente seguendo le nostre pulsioni, le nostre passioni. E tutti gli uomini fanno così. Non esiste, se non caso eccezionale, Socrate, un uomo capace di vivere secondo la ragione. Non solo. Gli uomini, dice Montaigne, sono talmente perversi per natura che arrivano al punto da attribuire a Dio tutte quelle perverse attitudini che trovano in se stessi. Ecco perché delle guerre di religione, ecco perché della violenza, ecco perché l'idea di un Dio vendicatore è violento. Questo, l'elaborazione di questo concetto, di questi contesti, si rifletterà nell'elaborazione del rapporto tra filosofia e follia. In particolare, se ci pensate un attimo, anche qui, sono nati contemporaneamente i manicomi e le prigioni. Su questo fu una scritta pagina molto importante. Allora, voi sapete che tra le varie discipline che vengono definite scienze umane ci sono la sociologia, la psicologia, la psichiatria, questo è quello che mi viene in mente, e così via. Sono tutte discipline che hanno 200 anni, non di più. Sono tutte discipline nate in un determinato contesto e in seguito all'elaborazione filosofica di alcuni concetti. La parola psicologia, fino all'inizio dell'Ottocento, significava tutt'altro. Significava semplicemente, si fa per dire, discorso riguardante l'anima. Oggi la psicologia indica tutt'altra cosa. La parola psichiatria non esisteva. Che fosse possibile curare l'anima era un'idea assurda. Come si fa a curare l'anima? L'anima non può ammalarsi. L'anima può essere corrotta, tutto il santo orologio, il peccato originale, ma non può ammalarsi. Può ammalarsi il corpo, che a sua volta può influenzare l'anima. Ma questo è un fatto di fisiologia,
non in psichiatria, non in psichiatria. La psichiatria nasce nel momento in cui si elabora un nuovo concetto di uomo e un nuovo concetto di follia. La follia non è più semplicemente la perversione della mente, ma è piuttosto una anomalia, diciamo così, del funzionamento della ragione. C'è una pagina molto bella di Hegel, il quale, citando uno dei più importanti medici della fine del Settecento, si chiamava Pinel, quello che viene solitamente ricordato come il fondatore della psichiatria, perché è colui che ha inventato l'istituzione manicomiale. Ha inventato anche la carta della clinica, ha inventato anche una serie di altre cose. Hegel dice di Pinel che la sua scoperta più importante consiste nel fatto che non esiste folle, tanto folle, che sia impossibile relazionarsi facendo riferimento a un fondamentale e incorruttibile nucleo razionale. Cioè la figura del folle, del pazzo scatenato, colui che non ragiona, non esiste. Tutti i folli mantengono un nocciolo di razionalità a cui è possibile fare appello, e proprio perché tutti i folli mantengono questo nocciolo di razionalità, tutti i folli sono guaribili. Non esiste malattia mentale non guaribile. Ovviamente Pinel, per esempio, distingueva la malattia mentale in questo senso da altre forme che noi oggi definiremo di deficit mentale. Ma anche in quest'ultimo caso non comportava mai l'esclusione, in realtà c'è un paio di casi diversi, vedremo, non comportava mai di principio l'esclusione dell'uomo dal contesto umano, dalla società degli uomini. Il processo di guarigione, per quanto difficile, ostico e forse anche impossibile di fatto, non lo è mai in linea teorica, non lo è mai di diritto. Ma rendete conto come questo comporta una serie di conseguenze nell'ambito dei più svariati ambiti della nostra società. Dal diritto penale alla scuola, alla pensione pedagogica, all'antropologia, come avete detto, al diritto amministrativo, al diritto del lavoro. Estremamente importante. Per esempio, un tema straordinario che avremo modo di discutere, che mi dà la cena, e su cui Foucault fa finta di nulla, è il tema della follia parziale. Che cos'è la follia parziale? Ci sono almeno due forme di follia parziale che Pinel individua. Primo genere, quello più semplice, una scissione radicale tra volontà e pensiero. Io so benissimo cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma sono soggetto a scoppi di furia, di ira, non uso l'espressione, non la uso perché la sono usato, pensate all'espressione tempesta emotiva di cui in questi giorni stiamo ultimamente riempiendo la bocca a un certo giornalismo, io sono soggetto a veri e propri scoppi di ira, tali che anche se so benissimo che quello che sto facendo è sbagliato, non riesco a non farlo. Pinel racconta la vicenda di un uomo straordinario, un bravo padre di famiglia, gentilissimo, il quale all'approssimarsi di questi scoppi di ira andava alla ricerca di quelli che oggi chiamiamo gli infermieri, loro lo chiamavano i guardiani, e che li pregava di incatenarlo.
perché altrimenti non avrebbe saputo come controllarsi. La consapevolezza, cioè, non comporta necessariamente, automaticamente, il controllo su di sé. Io so cosa sto facendo, ma non riesco a fermarmene stesso. È come se io fossi diviso in due. La parte della volontà segue logiche differenti e incontrollabili nella parte del pensiero. E poi c'è un'altra forma di follia parziale, ancora più affascinante, ancora più interessante. E anche qui di Nellere individuano alcune figure. È il classico folle che non sembra tale. Perché si comporta normalmente, perché ragiona benissimo, perché fa tutto quello che deve fare, tranne che nel momento in cui si toccano determinati argomenti e in quel momento il folle possa tutto sorridere. Io lavoro, mi comprendo con i miei cari, seguo i miei figli, però sono assolutamente convinto che gli extraterrestri mi abbiano tentato uno strumento di controllo del cervello. E ogni volta che affronto questo tema, spiego dettagliatamente quando sono stato rapito, come è successo, che per quale motivo hanno impiantato questo meccanismo di controllo del cervello, e così via. Ma questo fa di me una persona pericolosa? Questo legittimerebbe il fatto che so, deve farmi perdere il lavoro? Questo legittimerebbe la decisione da parte eventualmente di qualcuno di allontanare i miei figli? Mi prendo con di loro, sono bravo, faccio tutto quello che fare, mi vado a scuola, sono moralmente sono intelligente, ma sono convinto di questo. Come si dice in questi casi? Qual è il criterio utilizzato per prendere una decisione? Come si fa a dirimere una tale questione? Appunto, la follia, quello che noi chiamiamo follia parziale, è un tema che riguarda che cosa? Il comportamento, che riguarda la capacità di intendere e di volere. In questo caso la mia capacità di intendere di morire sembra essere totalmente intaccata, tranne che per il fatto che poi scelgo sempre le cose giuste da fare. Il fatto di essere convinto di avere una marchigenna extraterrestre nel cervello, per esempio, non mi porta a compiere atti criminosi. Messaggio. Questo è un elemento che, a partire appunto dalla riflessione, dalla speculazione filosofica e medica di Pinel, ha continuato a attraversare la riflessione scientifica contemporanea. Il concetto stesso di capace di intendere e di volere, in realtà è molto più complesso e sfumato di quanto si creda. Perché? Che cosa si intende? Cosa significa essere capace di intendere di volere? Cosa dovrebbe comportare? Se io sono convinto che, non lo so, appunto, se io sono convinto che gli extraterrestri mi abbiano impiantato questo marchingegno nel cervello, ma che questo marchingegno non abbia alcun effetto se non di trasmettere a loro i miei pensieri. Questo mi rende meno capace di intendere di volere rispetto a qualcuno che è convinto che Dio attraverso la Bibbia abbia spiegato come comportarsi nei confronti degli omosessuali? O ancora, la definizione di malattia è una definizione che
deriva da quali contesti teorici? In base a che cosa definiamo qualcuno come malato e qualcun altro no? Oggi sapete che una delle patologie, la nostra espressione più diffusa, è la ludopatia. Perché giocare è diventato improvvisamente non semplicemente un vizio, ma una malattia? Cosa distingue il vizio dalla malattia? E soprattutto per quale motivo dovremmo intervenire? Se qualcuno decide di sperperare tutti i propri averi giocando allo slot machine, perché noi dovremmo intervenire per insegnargli a non farlo? Da quale punto di vista diventa legittimo? Per quale motivo? Per quale motivo alcune categorie nosologiche sono sparite? Perché appunto non sono più interpretabili come malattie, ma anche altre permangono. L'ultimo DSM ha eliminato sempre il narcisismo dalle categorie nosografiche. Non esiste più, dal punto di vista psichiatrico, la patologia del narcisista. Non esistono più narcisisti oggi, ma sociologicamente la cosa sarebbe esattamente il contrario. Si continua a dire che questa è l'epoca del narcisismo. Di nuovo, che cos'è il narcisismo? Sì, allora, scusate, altra questione, ho una certa età che ci ha risolto, quindi non sono sicuro di sentire sempre tutto quello che dite, ma credo di capire cosa ha detto la nostra collega. La questione diventa oggi che il narcisismo, allora, il mito di Narciso lo conoscete. Il mito di Narciso racconta la storia di un uomo, si dice bene, bellissimo, il quale si innamora della propria immagine, riflessa nell'acqua, e cercando di afferrarsi, cade e annega. E fin qui, poco male. Due elementi, uno evidente e l'altro che viene sbagliamente dimenticato. Primo elemento, non si innamora di sé, si innamora della propria immagine. Anche qui sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Perché l'immagine non è mai la cosa. Anche qui, in filosofia questo, fin dai tempi di Platone, dovrebbe essere una cosa ormai acquisita. Chi di voi ha studiato Platone a scuola sa che uno dei cardini della filosofia platonica, non solo di quella platonica, è la distinzione netta, a cui io ontologica, tra mondo reale e mondo falso. Il nostro mondo, quello in cui che noi viviamo, è un mondo falso, è un mondo dell'immagine. Perché è falso? Perché è soltanto una copia del mondo vero, il mondo delle idee, che noi possiamo conoscere con molta fatica, e la cui verità rispetto a questo mondo è definita dal fatto che è un mondo immobile, in cui non c'è il tempo. Quelle cose non spariscono, non si deteriorano. La falsità di questo mondo è denotata anche dal fatto che è un mondo che non resta mai uguale a se stesso. Un mondo in cui la corruzione, potremmo dire, è insita nelle cose. Primo elemento. Secondo elemento. Quindi l'immagine come ciò che induce all'errore, alla perdizione, alla morte. Prego. Questa è una bella domanda. E io mi rispondo però a un'altra domanda. E se io conoscessi me stesso solo attraverso l'immagine? Ma io come faccio a conoscermi? Voglio dire,
dire, la conoscenza che abbiamo noi di noi stessi, dirà Spinoza, autore che affronteremo, allora che qui apre una parentesi velocissima. La storia della filosofia è fatta da centinaia, anzi migliaia di testi. Ce ne sono di facili, come tutti, ce ne sono di belli, bellissimi anche letterariamente, a cui gli albi di Platone, per esempio, ce ne sono di difficilissimi e di impossibili. Gli impossibili sono i testi che uno ci mette dopo 20 anni, più o meno arriva a capirci circa il 10-20%. L'etica di Spinoza è uno degli impossibili. Questo, da parte mia, è un'esortazione a voi a leggere gli impossibili. Perché leggere i libri facili è una cosa che sì, ci porta via poco tempo, ma poi ci lascia anche poco. E leggendo i libri difficili che si cresce. Spinoza e Descartes diranno che niente ci è più ignoto di noi stessi. La conoscenza più difficile è la conoscenza che noi abbiamo di noi stessi. Tanto è vero che la prima forma di conoscenza che noi abbiamo è la conoscenza riflessa. Noi ci vediamo nell'immagine, ci vediamo attraverso gli altri, ma questa è una conoscenza indiretta. Faccio un altro esempio per rendere meglio l'idea. Un grande filosofo del Novecento, Wittgenstein, grandissimo, a un certo punto farà un'affermazione delle sue ricerche filosofiche che sembra, o forse era della certezza, non ricordo, che sembra paradossale. E dice, quando io dico io so di avere un cervello, non dico niente. Come faccio a sapere di avere un cervello? Come posso essere sicuro di avere un cervello? Per sapere di avere un cervello dovrei aprirmi la scatola cranica e vedere se ho davvero un cervello. Ma nel momento in cui faccio un'operazione del genere, probabilmente non saprò più nulla perché sarò passato a miglior vita. In realtà, quando io dico io so di avere un cervello, sto dicendo, sulla base delle esperienze, sulla base delle cose che ho detto, dato che gli altri, quando gli hanno aperto la scatola cranica, hanno un cervello, probabilmente immagino che io so la stessa cosa, ma io mi conosco tramite gli altri, tramite un'immagine che mi sono fatto di me stesso tramite gli altri. Narciso si innamora della propria immagine, e lì c'è un gioco molto ambiguo, perché da una parte Narciso sa di essere lui, dall'altra pensa l'immagine come qualcosa di diverso, al punto che cerca di afferrarsi, lo sdoppiamento di sé. Ma c'è il secondo elemento nel mito di Narciso che viene solitamente dimenticato. Narciso aveva una donna che era innamorata di lui. Lo sapete questo? Eco, la ninfa Eco, la quale, innamorata di Narciso, che pensava solo a se stesso, poi, disperata per questo amore non corrisposto e disperata per la fine di Narciso, perde di fisicità e tutta la sua corporeità e la sua identità si risolve in una voce che non fa altro che ripetere ossessivamente ciò che gli altri dicono. L'identità, cioè, è una costruzione che è difficile, difficilissima. La cosa più facile è dire io, dopodiché una volta che abbiamo detto io, ci rendiamo conto che non abbiamo detto nulla. L'identità è una costruzione che può, per esempio, fallire in almeno due direzioni, nell'accentramento totale su di sé, nell'indagine della propria immagine e quindi nell'autodistruzione, oppure nell'annullamento di sé come ripetizione continua dell'altro, dell'alterità. E qui torniamo al problema della colonizzazione delle coscienze. Cos'è un ego se non l'eterna ripetizione di ciò che sono detto da un altro? Se non l'eterna e ossessiva ripetizione indebolita di qualcosa che non siamo noi. Cos'è che fa ego? Ripete ciò che dice Narciso. Cos'è che fa un ego? Naturalmente, ripete ciò che qualcuno dice. Ora, questo
incrocio strano questi due miti, ma strano no, Ovidio nel Metamorfosi racconta queste vicende. L'interpretazione che di questo incrocio sono fatti i due miti diventa importante nel momento in cui, appunto in età moderna, nasce questa nuova idea di soggettività che dovrebbe bastare a se stessa. Cosa intendo io che dovrebbe bastare a se stessa? Non nel senso che semplicemente è soddisfatta di sé. Questo è un altro problema. Bastare a se stessa significa che la conoscenza e l'autocoscienza dovrebbe essere il risultato di una complessa interazione tra io e mondo, tra sé e alterità, centrato fondamentalmente e in maniera cardinale sul corpo. E con questo l'ultimo tema introduttivo che svilupperemo tutta culturale durante il corso. L'attenzione alla corporeità è un'attenzione che diventa centrale a un certo punto, perché è ciò che definisce la specificità di un individuo. Che vuol dire questo? Cominciamo. Voi sapete che l'individuo come persona è ovviamente un cardine, per esempio nel diritto, ma non solo. Che persona sono io? Una domanda questa che tutti ci hanno fatto a un certo punto. Sono una brava persona o non lo sono? Da Pirandello in poi siamo tutti abituati a pensare al fatto che la persona, appunto, come maschera, lo sappiamo, persona anzitutto nel latino significa maschera. Essere una persona significa interpretare un ruolo a teatro e anche nella scena del mondo, che togliamo un contegno. Ma la persona giuridica non è solo l'individuo. Una persona giuridica, per esempio, è una società. Una persona giuridica, per esempio, è uno Stato. Per quale motivo? Durante il diritto di guerra sono lecite determinate azioni e lecite altre. Perché nel diritto di guerra, per punire una classe dirigente, si colpisce un intero popolo? Perché in quel caso si colpisce una persona giuridica di uno Stato. Non si colpiscono i singoli componenti dello Stato. La persona, cioè, non ha necessariamente bisogno di un corpo. La persona è una funzione. Quando invece ci concentriamo sulla centralità del corpo, da un certo punto di vista, la storia della filosofia questo diventa la carta, veramente un punto cardinale, vedremo. Insistiamo su una specifica unità ed unicità. Prima c'è stato Spinoza. Cos'è che distingue me da voi? Mi fa vedere un corpo diverso. Ogni corpo è unico, ogni corpo è quel corpo lì. Anche le metamorfosi che quel corpo può avere, che segue una serie di vicende, comunque non ne intacca l'unicità. La salvaguardia dell'unicità di quel corpo è ciò che permette agli individui di definirsi come soggetti autodeterminatesi. Io ho il diritto di vivere la mia vita in un certo modo, che significa anzitutto poter governare il mio corpo come più ritengo opportuno, per me e per i miei desideri. Questo, per esempio, significa anche ricordare a tutti noi che i criteri di valutazione dei comportamenti propri e altrui non possono avere, come posso dire, un valore assoluto ed estraneo. E contemporaneamente significa impegnarci in un atto di riflessione riguardante le relazioni con
le specificità del corpo che vanno al di là del contingente storico. Ad esempio, oggi spero nessuno qui dentro riterrebbe moralmente degno o normale torturare un cane per giocare. Perché? Per quale motivo? Quando realmente pochi anni fa non era una cosa così scandalosa. Ma certamente come in alcuni posti dell'Europa, in Francia, in Spagna, eccetera, durante determinate feste, si dia fuoco a dello zolfo posto sulla testa di un toro vivo per festeggiare. Non è che la cosa faccia sia più percepita così, come così normale. Perché? Per quale motivo ciò che veniva considerato non semplicemente lecito, non è questo il punto, ma come normale, assodato, adesso non è più. Per quale motivo oggi comprare una pelliccia, che cosa posso permettere, viene vissuto spesso una puntina di rimosso in più rispetto a quello che avveniva 20 o 30 anni fa. Del buon Montaigne si racconta una storia, non so quanto vero onestamente, ma che ho sempre trovato molto divertente. Montaigne amava molto la moda dell'epoca e desiderava un collo di pelliccia. Era un ricco, se poteva permettere, ma detestava l'idea di uccidere un animale per farsi un collo di pelliccia. Quindi avrebbe addestrato una volpe, allevato una volpe, a far sì che sembrasse morta e se lo metteva sul collo con un collo di pelliccia e poi però la volpe stava bene. Ora, credo che sia un po' una leggenda, ma è indicativo in quel caso di come l'immagine di Montaigne sia immediatamente penetrata tra i suoi contemporanei. Semplifichiamo in maniera un po' drastica. Il rifiuto della crudeltà. Oggi noi riteniamo che la crudeltà sia qualcosa da rifiutare molto di più rispetto a non molti anni fa. Voi sapete come appunto l'età di Montaigne, l'età moderna, spesso la pena capitale venisse inflitta mediante decapitazione. E sapete probabilmente anche come a volte chi se lo poteva permettere tra coloro che dovevano morire pagavano il boia. Per quale motivo? Perché così speravano che il boia facesse un lavoro pulito, un colpo solo. Si racconta di Maria Stuarda, una cugina di Elisabetta I, quando andava morta, poi vicende che neanche poi così chiare, che avesse pagato il boia pregandolo che il colpo fosse lento. Purtroppo, a quanto pare, il boia non era molto esperto e fu costretto a usare più e più volte l'ascia per la decapitazione. Perché prima era normale questo? Si andava ad assistere alle esecuzioni capitali che avvenivano tramite tortura come uno spettacolo. Se la giustificazione era che era uno spettacolo edificante, che così si fa vedere i bambini che fine si fa quando ci si comporta male, sappiamo benissimo come questo sia una delle tante scuse che a cui nessuno mai creduto. Una volta la tortura e la sofferenza inflitta e subita era considerata in maniera diversa. Oggi siamo molto meno, per fortuna, tolleranti a proposito. Però, quanti di noi, di fronte a un incontro di box, guardano
l'incontro con fascinazione e interesse. E che cosa c'è di bello, fra virgolette, nello scontro tra due persone che si tirano pugni di una violenza estrema? Perché? Cioè, a un certo punto, la violenza pervasiva della nostra società ha dovuto essere inserita in ambiti ben precisi e definiti. Siamo tutti spettatori interessati e piacevolmente colpiti di scene violentissime dei film. Non c'è bisogno di essere un fan di Tarantino per trovare travolgenti alcune scene, ma nessun libro probabilmente vorrebbe mai partecipare a un atto del genere. Noi abbiamo costruiamo la nostra identità storica su un atto di rimozione perenne di tutto ciò che in qualche modo ci affascina e ci spaventa. Noi siamo affascinati e spaventati dalla violenza, noi siamo affascinati e spaventati dalla serie di questioni, noi siamo affascinati e spaventati dalla follia. C'è di nuovo la retorica del foglio geniale, ormai che qui è una figura che non seguo più, da Van Gogh, che era veramente un genio, a qualsiasi mentecatto che vuole fingere di essere un fenomeno, fingono di essere foglie geniali. Non è questo. Perché? Perché in qualche misura è proprio questa la modernizzazione della nostra soggettività. Noi esplichiamo le nostre capacità e le nostre possibilità in una zona che è fondamentalmente a rischio di conflitto e di confino con un universo, direbbe Foucault, di sragione. La ragione è essenzialmente l'illimitato, l'incontrollabile, ciò su cui non abbiamo alcun potere. Allora come ci si relaziona con ciò su cui non abbiamo potere? Cerchiamo in tutti i modi di, non di impossessarcene, di rinchiuderlo, di definirlo, di neutralizzarlo. La nascita, dice Foucault, dei manicomi. Voi sapete che in Italia c'è una legge che nel 1978 che ha chiuso quelli che erano i manicomi nel vecchio senso del termine. Ora, in realtà, la chiusura dei manicomi è una cosa che si è portata negli anni. Ma qual era l'idea alla base di quella legge? L'idea era che la malattia mentale, appunto, come malattia, non esistesse, ma non nel senso che non esistono i malati, certo che ci sono i malati, questo è ovvio. Non esiste una categoria tale da identificare tutte le persone sofferenti come un gruppo la cui unica sorte può essere la reclusione. Torniamo alla situazione che facevo prima di Hegel e Pirelli. Per quanto malato si sia, c'è sempre un nocciolo razionale a cui fare riferimento, a cui rivolgersi. Stato definitivo. Ma non solo non è uno stato definitivo, non è uno stato rigido e unitario. Ma se a me piace girare con una parrucca fucsia e con i trampoli di 40 cm, questo è legittima il fatto che io debba essere escluso dal contesto lavorativo? Per esempio, ma meno se mi viene in mente. Però se mi presento domani vestito di fucsia con la parrucca lunga 60 cm e con la gonna con la minigonna, voi mi guardate come se fossi una persona normale? Probabilmente un attimo, dovuto incantevare finito, avreste un attimo di perplessità. Perché? Perché di nuovo la categoria di malattia mentale, la categoria medica, quale pretendeva di essere, è diventata a un certo punto una categoria sociologica, o pseudo-sociologica in realtà, diciamo sociologica da giornaccio, via.
Cioè è diventata una chiave interpretativa per tutti quei comportamenti che noi non comprendiamo o che riteniamo bizzarri, ritenendo oltretutto che quel singolo aspetto infici tutto il resto. Il grande matematico Renato Cacciapolli aveva l'abitudine di girare a Napoli con una gallina al guinzaglio. Questo ne faceva un personaggio strambo, ma si sa che i matematici sono tutti un po' matti, e allora pazienza. Ma vedete come c'è già un atteggiamento di paternalismo nei confronti di un genio, ma è paternalismo. Cioè, il rischio su cui Foucault mette sono attenti, e vedremo poi soprattutto delle lampade sono attenti, è quello di perdere la specificità della riflessione filosofica sul tema su questo tema, aperto in virgolette, come nasce la ragione, da quali sono i contesti storici che fanno sì che la nostra ragione sia percepita come qualcosa di naturale, perché in realtà non è. Per un greco del IV secolo a.C. la nostra ragione non avrebbe assolutamente niente di razionale, o meglio, avrebbe molto poco di razionale. Per un greco del IV secolo a.C. la ragione era anche presente la convinzione, la compresenza del divino, non nel senso di un Dio monoteista come intendiamo noi, ma del divino, nel senso del politeismo della vita. L'utilizzo dei sacrifici. Chi di noi oggi, prima di fare un esame, sacrificherebbe un gatto o un gallo o un animale alla divinità? Se qualcuno prova a farlo, ovviamente, e giustamente si chiama direttamente la polizia. Però, per moltissimi secoli, prima di compiere un qualsiasi atto importante, un matrimonio, un viaggio di affari, una guerra, si compiva un sacrificio agli dèi. Cosa c'era di strano? Perché oggi non si fa più? Soprattutto qui, ma perché? Non crediamo più negli dèi? Perché è cambiato? Ma appunto la questione diventa: perché è cambiata la mentalità e in che modo è cambiata questa mentalità in questo modo? Lei ha alzato la mano o mi sto male? La credenza di per sé non giustifica. Teniamo, mi spiego meglio, voglio dire. Io posso essere convinto e credere seriamente che bere acqua di rubinetto sia la migliore terapia contro il cancro. Questo mi legittima nell'imporre a mio figlio, che è minore, quindi sotto la mia responsabilità, a curarsi il cancro con la rubinetto? Ancora, il fatto che la credenza di per sé non può giustificare atti che vengono riconosciuti come criminosi. Oggi sacrificare un animale è un crimine. Allora, come si è arrivati alla definizione dell'uccisione di un animale come crimine? Adesso il fatto che la legge sia giusta o non giusta è giusta, ma questo è un altro discorso. Il punto è come si è arrivati a questa percezione.
attenzione della questione. Perché fino a un tot di anni fa non si avvertiva l'esigenza di questa legge, mentre oggi c'è? Perché fino a un tot di anni fa non ci si poneva il problema della sofferenza degli animali, mentre oggi questo problema c'è? Prego. Ok, esistono religioni diverse con criteri diversi, e non è adesso soltanto il problema di quale religione scegliere, perché ognuno sceglie ovviamente la propria, ma il punto è, per esempio, che non esistono religioni monolitiche. Voglio dire, il cristianesimo, prendiamo il caso più vicino, oggi noi, secondo, se rinascesse Giordano Bruno oggi, direbbe: ma voi mica siete cristiani, il cristianesimo è un'altra cosa, quello della mia epoca era il cristianesimo, voi addirittura state parlando della possibilità che i preti si sposino, e questo per voi è cristianesimo? O ancora, è sparito di fatto l'idea di peccato originale, secondo alcuni non esiste neanche più l'inferno. Cioè, se il cristianesimo non viene in inferno, scusatemi, che resta? Provate. Immaginate di andare a parlare con tanti e dire: tanto senti, la prima cattica lascia la pelle, tanto l'inferno non esiste, il purgatorio poi è peggio che andare di notte, niente, tanto ricordi, vabbè, ma è di che stiamo parlando, questo è il cristianesimo. Per chiudere l'incontro di oggi, il nostro universo concettuale, il nostro universo culturale è sempre in qualche modo il risultato di un contesto storico in perenne trasformazione. Il fatto che noi si usi le stesse parole, il fatto che noi si usi gli stessi concetti, il fatto che noi ci si definisca sempre nello stesso modo, non significa di per sé che la cosa sia la stessa. Quando Benedetto Croce diceva: io non posso non dirmi cristiano, lo diceva in un determinato significato, oggi probabilmente, anzi io sono abbastanza convinto, non lo ripeterebbe. Perché oggi tutte quelle grandi conquiste che Croce giustamente attribuiva alla cultura cristiana e alla religione come fatto culturale, perché poi Croce era anche, ma dava alla religione quello importante come fenomeno culturale, probabilmente oggi tutti quegli elementi sono passati nella cultura laica. Oggi, diciamo così, chiudo con questa domanda un po' così, che rimarrà sospesa per sempre. Ma siamo davvero convinti di sapere che cosa significa essere laici o cristiani? Che poi la stessa cosa è di dire: siamo davvero convinti di sapere che cosa siamo noi come esseri culturali, cioè come esseri capaci, cioè di rielaborare le pulsioni, le passioni naturali e sociali, continuando a ridistribuire in maniera continua i concetti di ragione e follia, così che non si cada mai in una sorta di caos autodistruttivo, perché questo è il timore della follia nell'ambito storia della filosofia: l'autodistruzione del soggetto deliberante, del soggetto pensante, che finisce nel gorgo della follia. Gorgo della follia può essere identificato, per esempio, molto semplice: il crollo delle leggi della logica. Ci sono i tre principi logici fondamentali: identità, non contraddizione e terzo stato. Allora, l'identità A uguale A, il terzo escluso, una cosa, o è A o non è A. Il non contraddizione, A non può essere contemporaneamente A e non A. Negare uno di questi tre principi significa cadere nella follia. Questo è un dato, è un'acquisizione
Beh, i logici contemporanei hanno messo in discussione dei principi di identità in contraddizione in terzo scluso. E se lo dicono i logici in teoria, che sono quanto di più vicino all'idea purista di razionalità, mettono in discussione di nuovo questo criterio. Vabbè, oggi torniamo così.